allieva della famiglia Borrino. Dicevamo la quinta corsa, premio il Gagà, è un miglio per anziani di categoria ED. Sono in 10 al via. Sul zio Carlo Jet, Giorgio D'Alessandro Junior. In prima fila Ayrton Treb, Anita Pred, Angiolina, Oppi, Zulu e Graal, Umbrella J, Vergiano, Una di Maggio e Santiago de Leon. Seconda fila zio Carlo Jet ed Attrazione. Piano parte Santiago de Leon, lo stesso, i numeri alti. Seconda battuta avanza Una di Maggio, mentre si contendono la testa Umbrella J ed Anita Pred, poi Una di Maggio passa su Anita Pred. 12 e 9 dice il cronometro di centropista, sul mio c'è 13, è la stessa cosa. Una di Maggio con D'Alessandro che ha rinunciato ad andare a rete ed ha girato il frustino nella fase successiva provando a risparmiare qualcosa. Comunque il mezzo giro iniziale è notevole in 35,9, poco meno di 1,12, e difatti i 600 in 42 e qualche spicciolo. Gradua adesso Una di Maggio seguita da Anita Pred ed Umbrella J, per linee esterne l'avanzata di Vergiano. 800 in decelerazione in 59,1 è riuscito il riposo, 16,5 l'ultima frazione. Torna ad accelerare Una di Maggio all'altezza del chilometro percorso in 1,13,6. La figlia di Letuche prova la fuga, ma a largo interviene Attrazione che scavalca Vergiano e l'aggancia all'altezza dei tre quarti di miglio. Percorso in 1,27,3, Attrazione fa sul serio, coglie in leggera difficoltà Una di Maggio, cerca la difesa Una di Maggio, ma Attrazione sembra poter passare e lo fa nel migliore dei modi. Attrazione riproposta in una versione migliore di sempre, forse va a vincere facile, mentre un ottimo zio Carlo Jet con Giorgigno viene a prendere la seconda moneta. Una di Maggio, generosa come al solito, difende la terza. Parliamo di generosità per Una di Maggio, perché si è andati proprio forte, 1,12,4 per Attrazione. Veramente una prestazione strepitosa della figlia di Timo Coen Bimba. I colori della signora Filomena Brigante, tornata agli ordini di Gennaro Casillo, e va più forte di una volta, per quanto ha fatto vedere oggi. Alla grande, in salchi, Antonio Di Nardo.